buongiorno. Allora, sto andando a piedi. Allora, prima di tutto, facciamo le cose per bene. È venerdì 16. È venerdì. La metto lo sotto. È venerdì 16. E vedo il cartello, qualcuno l'ha comprato. Allora, ricapitolando, è venerdì 16, io sto andando a piedi perché devo andare a prendere il pesce, quindi sto scendendo giù a piedi. Sto andando a piedi perché questa settimana non mi sono allenata tantissimo. Sono allenata una volta sola per questioni di tempo, non ho avuto tempo e quindi ho deciso di camminare stamattina per recuperare. E quindi oggi si cammina, la giornata è bella, c'è il sole, non c'è una nuvola, non fa tanto freddo e ci proviamo. Voi vi chiederete perché sta vloggando. Allora, sto vloggando perché intanto passano le macchine che pensano che sono matta, che parlo da sola. Allora, sto vloggando perché oggi, in teoria, stasera dovrebbe arrivare Letizia. Ma visto che so che oggi le deve arrivare anche il pacco di Food Spring, non so a che ora arriverà. E quindi, visto che dobbiamo mantenerci comunque un minimo di alimentazione sana, farò l'orata al forno, al cartoccio o senza cartoccio, chi la vuole senza cartoccio ovviamente, perché ci sono anche gli uomini, e poi le patate al forno con la paprika. Quindi faremo questo esperimento. Ecco perché sto andando a prendere il pesce, non per altro. E niente. Quindi stasera ci vedrete riunite nuovamente, visto che di questi tempi le amicizie sbandierate su YouTube mi guardano tutti, stanno guardando tutti, le amicizie sbandierate su YouTube praticamente ultimamente stanno andando tutte a sfacelo, speriamo. Incrociamo le dita che almeno noi, vabbè, noi ci conosciamo da prima di YouTube, però speriamo che, insomma, sembra un po' la dannazione del tubo, nel senso che sembra che chi praticamente sbandiera la propria amicizia su YouTube dopo un po' praticamente litigano, non si sa che fanno, e speriamo di no, insomma, è una brutta sta cosa. La maledizione del tubo, ecco, la maledizione del tubo. Vabbè, basta stronzate. Ah, bene, ci sono le processionali. Basta cavolate e andiamo a prendere il pesce. Pesce e pane presi. Ora ce ne ritorniamo su verso casa, sempre a piedi, perché c'è bisogno che ci muoviamo un pochino. E poi approfitto, visto che è una bella giornata, e mi faccio un giretto e cerco un appartamento in affitto. Sono arrivata a casa, finalmente, buio, luce! Allora, sono arrivata a casa, prima vi ho detto scusatemi ma ho l'herpes e poi mi fa un dolore cane, niente, vabbè, è un periodo un po' stressante, quindi perdonatemi. Allora, aspettate che cerco il treppiedi piccolino, così, perché volevo parlarvi un attimino, volevo farvi vedere un po' di prodotti che sto testando, sto provando e che mi stanno piacendo, e ve li volevo far vedere. Oh, eccoci qua. Allora, qui olè. Oh,
Eccoci qua, salve. Allora, siete finalmente fermi, non vi viene il mal di mare, purtroppo ho il riflesso degli occhiali, ma non ci posso fare niente, anche se mi metto così è peggio che andare di notte. Vabbè, comunque mi metto così perché volevo appunto farvi vedere questi prodottini. Ok, rieccomi qua. Allora, appunto, volevo farvi vedere dei prodotti che sto provando in questi giorni e che mi stanno piacendo tantissimo. Scusate il riflesso degli occhiali, ma non ci vedo, ragazzi. Cioè, io sono cieca, non ci vedo, quindi perdonatemi per il riflesso, ma purtroppo questo è. Allora, questi prodotti li potete trovare tramite i rivenditori Stenom, i consulenti Stenom. Stenom è praticamente un'azienda che vende tramite consulenza tipo Avon, per farvi capire. E all'interno Stenom si occupa maggiormente di prodotti per la casa, quindi detersivi, cose del genere. E in più ha delle linee di beauty e di make-up. La linea, diciamo, più giovanile, se proprio vogliamo chiamarla, è quella della Flormar. Io sono andata a un meeting proprio su questa linea e ho provato alcuni prodotti insieme a una makeup artist che si occupa appunto, che lavora proprio con Flormar e con Stenom. E ci sono stati dei prodotti che mi sono piaciuti, poi praticamente me li hanno dati perché me l'hanno inviati e appunto li sto provando. Mi hanno praticamente inviato un kit con un po' di cosine base, diciamo, cioè quelle che proprio usi tutti i giorni per fare un trucco basico, e appunto le sto provando. Le sto provando e ci sono alcune cosine che mi piacciono. In più mi hanno mandato anche una crema viso e un contorno occhi. Questo qui, questi sono della linea Kiotis. Kiotis è una linea francese di beauty, quindi di creme, di bagnoschiumi, eccetera. E poi che è, diciamo, più per le giovani, se così vogliamo dire. Per chi ha un'età più avanzata c'è il dottor Pierico, che è ovviamente più costoso. Questi sono decisamente meno costosi, certo non sono creme da 4-5 euro, sono delle creme che costicchiano, però io sono arrivata a un punto in cui ora, indipendentemente dal fatto che me l'hanno inviate, però visto che sto terminando parecchi prodotti, e infatti vi vorrei far notare che questa è la busta con i prodotti finiti, e vi giuro prima o poi vi farò un video perché ce n'ho un miliardo di prodotti lì dentro, sto finendo, tra oggi e domani finisco la crema per il viso e avrei comunque comprato una crema più costosa, se vogliamo dire, non avrei comprato una crema sui 4-5 euro, ecco, avrei comprato una crema dai 10 in su. Questo perché mi sono accorta che la mia pelle sta cambiando tantissimo, forse l'età, forse non lo so, il tempo, quello che è, fatto sta che è molto cambiata la mia pelle, quindi voglio un attimino utilizzare dei prodotti buoni, ecco. E visto che ho avuto la fortuna che mi hanno mandato anche questi due prodotti, li proverò e quindi diciamo che per ora sto a posto così. Questa praticamente è una crema a giorno per tutti i tipi di pelle. Qui è in francese, io il francese non lo conosco, c'è l'italiano, ok, eccolo qua, per tutti i tipi di pelle. Trattamento luminosità, questo qui ha all'interno l'olio essenziale di arancia, di mirra e di cinamomo, che praticamente io so perché avevo già utilizzato una crema con all'interno l'olio d'arancia, è una crema energizzante e luminosa, diciamo, tende a dare luminosità al viso e è per tutti i tipi di pelle, è molto leggera, almeno quella che avevo utilizzato io era molto leggera al tatto, si assorbiva ed era rinfrescante anche, infatti io l'avevo usata maggiormente l'estate e mi era piaciuta tantissimo, quindi ora appena finisco domani l'altra crema comincerò a provare questa, che è appunto della Kiotis, e uguale è il contorno occhi, che uno non ci pensa, però il contorno occhi effettivamente
Cioè, è raro che uno vada passati i 25-30 anni, fino ai 25-30 anni uno il contorno occhi non se lo fila proprio, invece dai 25-30 dovrebbe cominciare un pochino anche a utilizzare un contorno occhi. Io l'ho sempre utilizzato e sono contentissima che mi hanno mandato anche il contorno occhi, così li proverò e vi farò sapere. Poi appunto parliamo di Flormar. Flormar è invece la linea di make-up che vendono le consulenti Stenom. Io ho provato, vi dico subito, mi hanno mandato una marea di prodotti, perché mi hanno mandato l'illuminante, il primer illuminante, mi hanno mandato il correttore, mi hanno mandato il mascara 3 in 1, la palettina con i colori sul viola, il borgogna, rosa, così, a 4. Mi hanno mandato la matita nera, il gloss trasparente e due rossetti matti in due colorazioni differenti. Vi dico subito che io ho provato questo e questo l'avrei anche acquistato se non me l'avessero mandato. Perché è un primer illuminante fantastico. Cioè, io non ho mai utilizzato i primer, ero molto restia a utilizzare i primer, ma vi assicuro che questo prodotto qua è fantastico, è adatto a tutti i tipi di pelle, è a metà tra una crema e un gel, ecco, a metà tra una crema e un gel, e è facile da stendere, ne basta una pompatina per tutto il viso, quindi immaginate questo flacone quanto vi può durare, e vi rende l'incarnato luminoso, compatto, veramente ve lo prepara proprio per il fondotinta e tutto il make-up. A me è piaciuto tantissimo, infatti me l'hanno messo quel giorno quando sono andata al meeting e praticamente non l'ho sentito per niente, è veramente veramente leggero, l'ho rimesso in questi giorni e vi assicuro che non ho avuto, non mi si è lucidata la zona T, anzi è molto molto matte, veramente veramente un ottimo primer. Se avete la possibilità, prendetelo, perché è veramente un ottimo prodotto. Poi, una cosa che ci tengo a dire, questi prodotti è vero che non costano poco, nel senso non costano neanche tanto, ma non costano neanche 1-2 euro come la Essence, per esempio, hanno un prezzo medio. Questo costicchia un pochino, ma vi assicuro che questi sono 30 ml di prodotto, ma se voi calcolate che ve ne serve una pompatina sola, vedete la pompetta, se ve ne serve sola 30 ml vi dura tantissimo. Poi in più il primer, almeno io personalmente non lo uso tutti i giorni, lo uso quando voglio che il make up mi regga o comunque che la pelle risulti compatta, quindi magari durante le cerimonie, durante delle situazioni particolari, delle cene particolari eccetera, quindi non viene usato tutti i giorni, quindi cioè, veramente vi dura tanto tanto tanto. Quindi questo è il primo prodotto che vi consiglio perché è veramente buono. Un altro prodotto che vi consiglio tantissimo, tantissimo, che io cercavo perché l'avevo finiti tutti, l'avevo provati tutti e mi serviva un correttore, e mi hanno mandato questo che è il Perfect Coverage, sempre di Flormar. Io ho preso la colorazione medium beige, cioè una colorazione chiara, una colorazione media e una colorazione scura. Io ho preso questa che è quella intermedia e vi giuro, io non ho mai avuto un correttore che mi correggesse come questo. Li ho provati di tutti i tipi, ho provato quello che non si trova più con la spugnetta che non mi ricordo mai come si chiama, ho provato quelli in crema, quello di Kiko, ho provato quelli liquidi, di tutte le marche, poi non è che mi sono fermata, nel senso l'ho provato di tutte le marche. Questo mi copre tantissimo, mi rimangono le occhiaie coperte e soprattutto non mi secca la zona, né me la secca né me la rende grassa. È perfetto, in più ce l'ho anche oggi, poi tra parentesi, vedete? Ora lasciate perdere che c'ho
le borse, che le borse è un altro paio di maniche, però io vi assicuro che ultimamente non sto dormendo benissimo e mi sveglio che c'ho praticamente qui sotto i solchi neri, neri. Questo con una prima passata e poi ci metto sopra, cioè io oggi ci ho messo sopra il fondotinta di Neve Cosmetics, il flat, che altro si chiama? Ho messo questo qui, il flat perfection, quindi voglio dire non è che ho messo un infallible matte di L'Oreal, per esempio, nel senso non ho messo un fondotinta liquido, ho messo un fondotinta in polvere e vi assicuro che le occhiaie me le ha coperte all'istante, all'istante. Quindi se volete provarlo, che siete curiose, prendete questo correttore perché è veramente, veramente, veramente buono, copre tantissimo. Questa è la spugnetta, questa è la spugnetta, questo è il colore. È un correttore liquido, semplicemente un correttore liquido, ma copre tantissimo. Quindi questo è il secondo prodotto che vi consiglio. E poi vi consiglio assolutamente la matita nera. Allora, questa matita assomiglia tantissimo alla matita nera di Avon. È nerissima, nerissima e soprattutto è morbida, quindi non vi va a... Cioè, non vi fate male agli occhi. Ecco, io odio le matite troppo dure, preferisco le matite morbide. E questa è veramente ultra nera, nerissima, cioè che più nera non si può. Questa è nerissima e vi ripeto, assomiglia tantissimo a quella di Avon. La matita nera di Avon, quella classica, diciamo, quella della linea classica. Di queste ce ne sono anche altre colorazioni, però insomma la matita nera è basica, diciamo, quindi va bene per tutti. E poi ho provato questo. Allora, questo è il prodotto che invece ho un po' tentennato, nel senso, io sapete che amo l'effetto delle ciglia tipo ciglia finte. Quindi io quando vado a prendere un mascara lo scelgo volumizzante. Cioè, non lo scelgo allungante, non lo scelgo incurvante, ma lo scelgo volumizzante perché proprio voglio l'effetto ciglia finte. E infatti i miei mascara preferiti sono... Aspettate che li cerco, perché qui dentro c'è tutta la roba che mi trucco la mattina, quindi voi immaginate. Allora, i miei mascara preferiti di questo ultimo periodo sono questi due. Sono il celeberrimo Better Than Sex di Too Faced e poi l'Extra Sculpt di Kiko, quello lì waterproof, però la versione waterproof che ha appunto questo scolino fatto in questo modo. Invece il Better Than Sex, come sapete tutti quanti, ha lo scolino simile ma più tondo. Ok? Questi sono i miei mascara preferiti. Diciamo, questo qui, rispetto al Better Than Sex, dà molto molto più volume, tantissimo volume, però è un mascara che va dosato, nel senso che fa un po' di grumi e quindi va lavorato molto 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 a lungo. Questo invece lo conoscete benissimo, io lo adorano tutti, quindi non ve ne parlo. Questo, quando io l'ho provato la prima volta, sono rimasta un po' tentennante. Perché? Perché praticamente questo qui è un mascara che in base a come girate una rotellina che si trova sul tappo, date un effetto diverso. Vedete questa rotellina qua? Praticamente se voi la girate avete tre diverse funzioni del mascara. Questa allungante, questa incurvante e questa volumizzante. Però ve lo faccio vedere perché detto così sembra una cavolata. Allora, questo è lo scovolino incurvante, volumizzante. Guardate adesso, se io comincio a girare, lo scovolino si muove, vedete? E diventa un pochino meno spiraloso.
meno spiraloso, e questo è l'effetto incurvante. Se continuate a girare, lo scovolino gira e si appiattisce e diventa lungo ed è l'effetto allungante, questo dà l'effetto allungante. Io la prima volta sono andata diretta sull'effetto volumizzante, ma non mi è piaciuto, non volumizzava assolutamente nulla, non si vedeva nulla per niente, cioè io poi ho le ciglia sfigate, quindi per forza di cose devo starci un po' tanto. Invece la seconda volta cosa ho fatto? Ho detto aspetta un attimo, fammi un'altra cosa. Allora ho preso e ho messo prima lo scovolino allungante e quindi ho dato la lunghezza, poi ho girato e ho messo lo scovolino volumizzante. Raga, cioè dà praticamente lo stesso effetto di questi due. Dà lo stesso effetto di questi due, con la piccola differenza che se ti serve un effetto solamente allungante, utilizzi solo l'effetto allungante. Se ti serve invece un effetto più volumizzante e incurvante, utilizzi gli altri due. Cioè, questo mascara io non gli davo niente, nel senso che manco l'avevo provato, manco l'avevo cagato per niente, come si dice, e invece mi è piaciuto tantissimo, mi è piaciuto proprio tanto, e infatti l'ho fatto prendere anche a mia cugina, che lei ha le ciglia invece lunghissime, quindi già parte avvantaggiata. Io che parto con le ciglia sfigate, c'ho bisogno di più tempo, però è un buon mascara. Poi avete comunque in un mascara che costa 15,90€ tre mascara, quindi facciamo un po' i conti, si va anche un po' al risparmio, che non è mai male. E quindi niente, questi sono i prodotti che io ho provato fino adesso. Gli altri 4 prodotti purtroppo ancora non li ho utilizzati. Diciamo che questo forse è il prodotto che non utilizzerò mai, mi sa che lo regalo a qualcuno, perché i gloss io ultimamente non li uso. Invece sono curiosissima di provare questi due. Questi due sono due rossetti Extreme Matte, che dovrebbero essere a lunga durata e hanno appunto queste due colorazioni, una più nude, un nude mattoncino, un mattoncino rosato un po' per tutti i giorni, e poi questo che è invece un bel rosso, voi vedete sparaflesciante rosso, ma in realtà è un po' più scuretto. E niente, li devo provare, devo vedere un attimo quanto durano veramente, e poi questa che è una palettina che non l'ho ancora provata, con queste colorazioni qui la proverò sicuramente, perché sono comunque dei colori che a me piacciono. Sono tutti colori satinati, non sono shimmer, sono proprio satinati, quindi già questo mi piace. E in più c'è lo specchio, cosa molto molto importante, e il caspidiello qui, le spugnettine per l'applicazione, quindi praticamente è anche comodo. E niente, io ho parlato pure troppo, ok, metto via tutto, vi ho fatto anche vedere queste cose, metto via tutto e vado a preparare il pranzo, che oggi è super 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 light. E poi devo anche mettermi a editare il video sull'alimentazione e sul meal plan. Ecco, adesso vado a fare proprio quello, se non è troppo tardi, anche perché insomma il pranzetto light è pure super veloce da fare, quindi figuriamoci. Vabbè, niente, basta, ho parlato pure troppo. Niente, si riesce. Sto chiamando Samuele, devo passare in banca. Stavo finendo di editare il video. Mannaggia, mi sbrigata. Eccoci qua un'altra volta. Benvenuto a giorno. Rieccoci qui. Mannaggia. Sempre nei momenti meglio quest'altro. Sono tornata e abbiamo pure pranzato. Io mi sono proprio scordata che stavo vloggando. Sono pessima, vabbè, abbiamo mangiato la platessa col sale, olio e limone in padella, semplice semplice, le carote che erano qui dentro, che sono finite,
e basta. Basta, lui ha mangiato il mandarino, io non l'ho mangiata, la frutta, e stiamo a posto così, adesso sparecchio e lui si fa il caffè. Ah, momento merenda, questa è la mia merenda. Aspettate che non vedete niente, secondo me. Così vedete meno che meno. Vabbè, questa è la mia merenda, è praticamente uno yogurt bianco con dentro i cereali della fitness, quelli, i fiocchi d'avena, ecco. Mi veniva il nome, con il mio bel disegno che mi ha regalato Aurora. Questa sono io, guardate come mi vede mia figlia, che goduria, che gioia, mai una gioia pure questa. Abbiamo qui i due bimbi tornati adesso col pulmino, che stanno facendo merenda. Se Alessandro ha finito di fare merenda, ha mangiato, questa e Aurora è la mia merenda. Sta facendo merenda, yogurt e con Nesquik. E il succo. Ho finito il succo. Cioè, hai finito proprio di mangiare. Ho vinto pace. Che hai mangiato oggi a pranzo a scuola? Che c'era di buono? Mamma. Il do? La pasta al tonno. La pasta al tonno, poi? Poi merenda. No, la pasta al tonno, poi? Poi bastoncini. E poi? E poi merenda! Il fagottino con? Il fagottino con la Nutella. Con la Nutella. Il fagottino con la Nutella. Gli danno pure il dolce. Ma si vede pure... Pure Toffi! Sì, c'è anche Toffi che sta dormendo in piedi. Sta dormendo in piedi. Ciao gatto! Gatto! Gatto, gattone! Aurora invece il fagottino con la Nutella non l'ha mangiato. Adesso facciamo merenda. E ho finito di fare pupetta. Facciamo merenda, aspettiamo che torna il babbo. Quando gli amici ti conoscono che arrivano per cena. Salve! Sono arrivata! Arrivano per cena e ti portano da bere. Quando gli amici ti conoscono davvero. Ecco, ti tuffo. E poi, esatto, aspetta che... Ecco, forse così ce la faccio. Greco di tuffo dei feudi di San Gregorio. Oh. Cioè, da festeggiare, visto che da lunedì iniziava ad essere schiavizzata in ufficio. Beh, esatto, cioè lei inizia a essere schiavizzata. Io per i soldi. E io lei... per loro sul bere. È un caso che si spendono sul vino, i soldi. Cioè, qui è da ricovero però sta cosa. No, ma il bello è tutto portato nella busta di Natale. Per questioni proprio di cinematografia, quando la luce sta là, dovrei stare così, che è più luminoso, ma non si vede, cioè non posso girare la busta, cioè, si vede che è di Natale, c'è il topolino con l'albero, guarda, si vede. Ma ovviamente ho portato anche le patatine. Ah, ovviamente le patatine, ragazzi, non dieta, si... però per una volta. Allora, patatine possiamo mangiare. Ora capite perché io ho mangiato a pranzo la platessa con le carote, senza il pane, senza niente. Perché sapevo che stasera sarebbe andata un po' a sfacelo. E domani sera, tra parentesi, io riso un'altra volta a cena. Lei c'ha un compleanno e quindi arriva a sfacelo un'altra volta. Domenica, è domenica che ce vai a pranzo dalla suocera. E che te lo fa agnello con patate al forno? Che non la mangi una bistecchina di maiale, la salsiccetta, una costoletta di maiale, no, eh? Mamma! Lei col fiore? Lei col fiore? Le cere? Le cere? Ha preso le cere! Le candeline di compleanno, vabbè, tutto questo io dovrei ancora fare la doccia. Samuele è sotto la doccia, appena esce vado io. Contate che sono arrivata, che era in mutande. E sono entrata senza il loro permesso. Per non destare sospetti,
Sì, 4 e 1. 4 e 1, sì. Quelle vecchie, sì. Questa non la rompete perché ci serve il prossimo anno. 41. O 14. Ecco, ci potrebbe anche servire per Babbo quest'anno a giugno. 41 e 14. Comunque, tornando al... 41 e 14. Non mi uccidere il gatto. Tu, sì, coso peloso. Oh, eccolo! Allora, raccontiamo l'aneddoto di prima. Dai, allora, mille mi piace così. No, raccontiamo l'aneddoto di prima perché se non si capisce. Lei è arrivata all'improvviso perché avevo le chiavi fuori casa, perché io di solito le lascio fuori casa. E io sono conservato. Che è successo? Che lui praticamente è entrata, si è sentita la voce. C'era, mia suocera. Dammi quell'altro pezzo. Samuele era in mutande nel corridoio per non destare sospetti. Ha preso ed è entrato in bagno di corso. No, perché hai visto? Prima o poi gli dovrò dire che sono fidanzata anche quando non lo sono, se no pensa male. Che sua madre ogni volta che arrivo mi guarda un po' male. No, come vedete con la maglietta. Io farei uno spogliarello. Me lo dovresti, visto che guarda che t'ho portato. Sì, via, spogliarello. Fino a qui, mi fermo qui. Non fu altro, eh. E ora qui comparirà bannerino di Instagram. Tin, 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 tin. Ok, vado a fare la doccia, continuano loro. Ora per i versi. Stiamo lui aspettando ancora Marco. Lui fa tutti i video dove fa workout. Le patate sono pronte. Con le tempistiche e tutto il resto. E poi bravo. Facciamo una foto. Sì, aspetta, fammi dire una cosa. Le patate torto, sono pronte. Sì, è torto. Noi per disperazione e per aspettare beviamo vino. Questo vino. Questo vino. L'Orvieto classico. Cardetto, e no, ci stiamo praticamente ci stiamo sfasciando dopo mesi e mesi di dieta e allenamenti. No, stiamo guardando gli allenamenti vari. Sì, no, stavolta li guardiamo. Tanto per rimanere in tema. Io mi sto anche ridando un'occhiata al sesso maschile. Ok, perfetto. Lui, dopo lui questa no. Faccio la lui foto. Lui gnocco, obiettivamente gnocco. È arrivato alle 9.14 se magna. No, meglio poi. Alle 9.14 se magna. Ma che non devi lasciare per lui fuori? Abbiamo già finito la prima bottiglia di vino. Arrivo. Aiuto! E che? Buon appetito! Buon appetito! Oh, io mangio! Ciao! Ciao! Tu saluta e di grazie. Ciao! Io mangio, fate un po'. Oh!